Sono ritornato in Imperia dopo 42 anni e sono qua da quasi 3. E devo dire che la sto trovando bella, perché mi sto accorgendo che sta migliorando. E per cui ho pensato di metterci anche qualcosa di mio. Ecco, ovviamente non avrebbe bisogno di presentazioni, però giusto per darvi l'idea, Stefano Senardi ha iniziato la sua carriera negli anni 80, quindi negli anni 70, ha iniziato con la compagnia generale del disco, poi con la UEA, poi è stato presidente della Polygram, ha fondato la NUN, ha lavorato con tantissimi artisti, i più grandi artisti italiani, internazionali, di cui non faccio nomi perché ne parleremo abbondantemente durante la serata. È membro direttivo del Club Tenco, insomma curatore e consulente di tantissimi eventi, festival che oggi andremo a scoprire. E cosa succederà questa sera? Questa sera non presentiamo un libro in particolare, ma sarà un viaggio nella carriera musicale di Stefano Senardi. Stefano Senardi è uno dei personaggi della nostra città e adesso ormai da qualche anno sta qui ad Imperia e ha voluto donare la sua collezione importante di dischi alla nostra comunità. Allora abbiamo concordato insieme un percorso. Questa donazione non deve essere una cosa ferma, gli spazi li sta curando lui stesso insieme al comune di Imperia per far sì che questi importanti dischi della tua collezione possano essere sentiti, ascoltati. Quindi è un percorso che deve crescere e che sarà certamente utile per tutta la nostra comunità. Ha dei grandi talenti e noi ce ne dimentichiamo spesso e volentieri. Abbiamo avuto talenti in tutti gli ambiti musicali, continuiamo ad averne, e Stefano Senardi è uno di quelli che ha lavorato più nell'ombra forse di tanti altri che vanno sui palcoscenici e vengono conosciuti dal grande pubblico, ma è stato una pietra miliare della discografia internazionale, partecipando a tantissime manifestazioni musicali e collaborando con i più grandi musicisti italiani e stranieri. Non conclude questo un ciclo perché abbiamo ancora dei personaggi. Quest'anno abbiamo fatto un po' un exploit, anche perché dopo tutto il periodo della pandemia era più che logico cercare di dare una spinta verso l'alto. Infatti siamo partiti col professor Crepè, magari personaggio discutibile, però molto televisivo e molto conosciuto, per andare poi con Daniele Lacorte, con Vergassola la scorsa settimana, e adesso abbiamo continuato con Stefano e continuiamo con personaggi più o meno conosciuti fino al 2 di settembre, che avremo Francesco Matteone, e dopo concluderemo con Donatella Alfonso, che oramai è imperiese d'adozione, giornalista molto conosciuto. Secondo me le valenze locali, le persone, le personalità che ci possono dare una grande nota culturale vanno sempre portate avanti nel migliore dei modi possibili. D'altronde abbiamo giocato più in Liguria che su altre località. Tolto Crepè, tutti gli altri sono liguri. Mi avevi in quel momento in cui hai detto voglio che la musica sia la mia vita? Credo che fosse
forse 60 anni fa almeno. Avevo 5 anni e ballavo i dischi che comprava mia madre, questa piccolissima serenata a Torero, e penso di essermi appassionato da allora, ecco. Poi sono successe tante cose nella vita, nella politica, nella vita personale, pubblica di molti di noi, e a un certo punto ho deciso che era venuto il momento di andarmene di qua, e la Gabriella Piccardo mi diede un ritaglio del Corriere della Sera, dove cercavano una persona residente a Bologna, milite esente, autopropria e conoscenza lingua inglese. E io, non avendo nessuna delle quattro caratteristiche, risposi e fui assunto nella casa discografica che poi mi tenne con sé per 5 anni, che era quella del suocero di Caterina Caselli, con cui tutt'oggi ho un rapporto molto stretto. Tu hai portato avanti tantissimi progetti, collaborazioni, hai lavorato con i più grandi, ma c'è qualcuno con cui avresti voluto lavorare, un tuo sogno che non sei riuscito a realizzare ancora, oppure che non c'è più e quindi non c'è possibilità? C'è qualcuno che... Beh, sì, David Bowie, sicuramente, perché mi piace molto, perché piacendomi molto lo conosco bene, tutta la sua opera, e ho ascoltato, letto centinaia di sue interviste, conosco bene i dischi, conosco le cose che dice, che ha fatto, e penso sia stata una persona molto capace, molto intelligente. In Italia non saprei, perché in Italia ho conosciuto quasi tutti. Non, quelli con cui non ho lavorato non ci terrei in maniera particolare. Con Pino ho fatto 3 dischi importanti, che sono stati quelli del suo ritorno dopo che era stato malato la prima volta, per cui me lo sono goduto a casa sua, in ufficio, lui e la sua chitarra acustica, suonava i dischi per 2 o 3 ore, io e lui da soli, a parlare, discutere della vita, di questo, di quant'altro. Un bruttissimo carattere, ma una persona molto, molto generosa, che è dotata di un talento straordinario. E poi pian pianino è guarito, per poi riammalarsi, avendo avuto troppa cura di se stesso, ecco. Quello sicuramente è andata così, però con lui abbiamo fatto il disco della colonna sonora del Teatro Isi, per cui ho conosciuto Massimo, siamo stati insieme, io ho avuto sempre una grande passione per Napoli, per cui infatti feci il disco di Roberto Murolo, quando Roberto Murolo compì 80 anni, io come regalo gli feci quel disco lì, e lui letteralmente impazzì. Il disco che contiene Con Me, con il brano con Mimì e Enzo Grandaniello, che ha scritto il pezzo, e basta. Con Pino c'è stata una vera amicizia, poi ci siamo persi per tanti anni, fino a quando poi è mancato. I personaggi, quali sono i personaggi che ti sono rimasti più impressi, con i quali magari vorresti nuovamente avere un rapporto, che poi magari chiaramente non ci sono più? Grazie. La risposta è una, ma non perché sia fresco di che ne senta particolarmente la mancanza, anzi, non, pur sapendo che era malato, non me ne sono reso conto fino a quando fino al giorno in cui ci ha lasciato, e anche adesso non mi sembra che non ci sia, per cui è sicuramente Franco Battiato. Non c'è nessuno che si avvicina minimamente all'affetto e all'ammirazione che io provo per quest'uomo. Per concludere, forse c'è una sorpresa. Ecco, allora Stefano prende la parola. Io in genere resto
dietro le quinte, quindi a parlare non sono proprio preparato, ma visto che prima hai detto che all'inizio della tua carriera, quando lavoravi con Imperia, ti pagavano in LP a mensilità e tutto quanto, noi stasera ti regaliamo un LP, visto che stai cercando di liberartene, noi te ne diamo altri di LP, ecco. È un LP un po' particolare questo, perché è di un gruppo italiano che sono i The Producer, penso che tu li conosca, sono dei musicisti molto affermati, e te lo vogliamo regalare perché c'è un pezzettino di Imperia in questo CD, in questo disco molto particolare, perché 3 anni fa uno di questi musicisti, che è Vittorio Cosma, telefonò perché aveva bisogno di un coro per fare alcune tracce di questo disco. Allora ha chiesto al coro Mongioglio, proprio qua di Imperia, di poter registrare, e sono venuti qua Imperia a registrare, quindi le parti che ci sono con il coro qua vengono registrate all'oratorio di San Pietro, quindi una piccola traccia di Imperia, visto che sei tornato anche in Imperia, per regalarlo, ecco. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti, mi ha fatto piacere vedervi tutti. Grazie a tutti.